in un tranquillo paesino siciliano, a distinguersi da tutti gli abitanti è la stimata Tina, nota per le sue straordinarie creazioni di moda. A causa di un trauma infantile, è cresciuta con l'obiettivo di emergere a tutti i costi, ritrovandosi a volte in situazioni poco piacevoli. La mattina, come d'abitudine, Tina si reca presso il suo maestoso negozio per avviare un'altra intensa giornata di lavoro. Nel corso della mattinata, le sue fidate amiche, Teresa e Lucia, la raggiungono per distrarla dalla monotona quotidianità. Buongiorno Tina, buongiorno. Dimmi, dov'è Carmela? Quell'irresponsabile deve ancora arrivare. È in ritardo, come al solito. Penso proprio che dovresti licenziarla, non è una persona seria. Sai che non posso. Mi scusi, signora. Non permetterti più di arrivare in ritardo. La prossima volta riceverai una severa punizione. Buongiorno, signora Tina. Buongiorno. 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 Come posso esservi utile? Vorremmo dare un'occhiata agli abiti esposti. Prego, accomodati. Tina? Noi andiamo. Dimmi. Va bene, ci vedremo stasera. Ma sono bellissimi. Veramente meravigliosi. Grazie. Torneremo in settimana. Va bene, ti aspetterò con piacere. Buongiorno. Piacere, Gaetano. Buongiorno, piacere, Tina. Vorrei acquistare una giacca. Mi segue, le farò vedere un modello che potrebbe piacerla. Eccola. Adesso la indossa, puoi prendere la misura, venga. Ti giri. Tina e Gaetano, ignari di tutto, sono osservati da Carmela, la quale resta affascinata dal giovane. Ok, le misure le ho prese. Può venire a ritirarla fra 3 ore. Sì, va bene. Lascia stare quella giacca. Queste sono le misure con cui riadattare questa giacca. Mettiti subito al lavoro, deve essere pronta fra 2 ore. Signora? Sì? La giacca è pronta. Ottimo. Rieccomi. Buongiorno. La sua giacca è pronta. Come sempre il suo lavoro è impeccabile, questi sono per lei. Grazie, sono lusingata. Sarei impertinente se non mi dassi per un tè. Con piacere. Allora a presto. Arrivederci. Vieni in negozio alle 6. Un bacio, Tina. Eccomi, Tina! E lei chi è? Presto, si nasconda, lo capirà fra poco. Voglio che lei sappia la verità. Non mi sta più bene che tu ti prenda i meriti dai capi che in realtà realizzo io. Dirò a tutti la verità. Non hai nessuna prova, nessuno ti crederà. Mi ero innamorato di lei. Carmela toglie per sempre la maschera a Tina,
che, ormai costretta a mostrare il suo vero volto, decide di autoescludersi dalla vita.